Salve a tutti e bentornati a Monster in a Box, nuova puntata dedicata ai giochi investigativi e nuova puntata dedicata ai personaggi della Disney. Se infatti abbiamo già visto Cluedo Junior, questa volta da Paperopoli ci trasferiamo nell'altra città, e cioè a Topolinia. Vi ricordate infatti di Topo Mystery, questo simpatico giornaletto che raccoglieva in sé tutte le storie più belle viste sul topolino dal punto di vista del giallo, del mistero, dove il topo nazionale, perché ricordiamoci che il nostro topolino, quello italiano, grande investigatore, si trovava a risolvere casi di furti o rapimenti o strani marchingegni o basta. Come fare dunque a trasferire le meccaniche di questo giallo per bambini, ma magari anche ben scritto, all'interno delle regole di un gioco da tavolo? È proprio quello che vedremo oggi con Topo Mystery, una versione diretta della rivista in gioco da tavolo. E stavolta saremo noi a interpretare il topastro nazionale alla ricerca del cattivone di turno. E vi anticipo subito una cosa: questo gioco, anche se dite cavolo, che scatolone spaventoso e anche da un certo peso, chissà quanti materiali strani conterrà, ma magari chissà sarà un gioco da 8, 9, 10 giocatori dove ognuno cerca di risolvere un pezzo. No, questo gioco, questo giocone anzi, è un solitario. È un gioco per una persona soltanto. Noi contro il gioco, noi contro l'indagine, noi contro Gamba di Legno o chi per esso. E questo perché? Beh, se non avete notato quando vi ho avvicinato la scatola, questo è un gioco della Clementoni, quindi possiamo, diciamo, un po' legarlo a tutta quella serie di giochi educativi, piccoli laboratori, laboratorio di archeologia, come una sorta di piccolo laboratorio di investigazione che serve ai bambini per affinare le loro capacità visive e deduttive. E a proposito di bambini, ci troviamo per l'ennesima volta a fare sempre lo stesso discorso. Ormai credo che farei prima a registrare questo discorso una volta per tutte e metterlo all'inizio di tutte le recensioni che faccio per i giochi per bambini. Quindi se ci sono delle meccaniche che vediamo troppo semplici è per quel motivo. Ma vediamo cosa contiene questa scatola. Anche se il regolamento si divide su più casi diversi, ce ne sono ben 12 all'interno del prodotto, e quindi più che andarvi a spiegare una meccanica generica, direi per una volta di prendere proprio uno di questi casi e provare a risolverlo assieme. Se ci riusciremo, bene. Se non ci riusciremo, vuol dire che il mio me stesso di 18 anni fa è probabilmente più intelligente di quello di oggi. E ciò potrebbe non giovare sulla mia autostima. Sigla. Dunque, abbiamo come prima cosa un fumetto di Topolino, anzi una serie di storie a fumetti di Topolino, con all'inizio le istruzioni di gioco. Queste ci serviranno più avanti. Abbiamo poi un cartonato con Topolino e Pippo e il commissariato, la cui funzione è semplicemente essere incastrato qua e fare scena. Uno schedario con all'interno le schede come foto segnaletiche di tutti i cattivi principali delle storie di Walt Disney. Un piccolo taccuino di carta, una matitona, una lente di ingrandimento che fa sempre scena in un gioco investigativo, ma che qua potrebbe avere anche una sua particolare funzione, una serie di gettoni rossi fronte e retro che serviranno più avanti, anche perché hanno delle forme ricalcate che non inquadro precisamente, ma quando ci arriveremo capirete che diavolo sono. E poi una serie di buste. Queste buste, di 6 colori diversi, non sono altro che le scene dei vari crimini che andremo ad indagare. E all'interno di ciascuna di queste buste troveremo infatti i pezzi di un puzzle. Idea questa molto originale di inserire la scena del crimine ad analizzare all'interno di un puzzle da comporre. Così abbiamo un altro pezzo di gioco che non stona. Infatti, mentre cominceremo a comporre il puzzle, andremo magari già a notare dei dettagli che ci potranno servire più avanti per risolvere il caso di turno.
Ma qualcuno di voi, più accorto e più acuto, potrebbe dirmi: già, ma Buontux, se i puzzle sono solo 6, come fanno a esserci altri 6 casi per arrivare a 12 come scritto sulla scatola? E in realtà il principio è proprio quello che potete immaginare, cioè la stessa scena del crimine vale per 2 casi diversi. E di nuovo potrete dirmi: e allora chi se ne frega? Una volta che ne ho risolto uno, il colpevole sarà lo stesso dell'altro. E invece no. E come fa il gioco a risolvere questo strano intreccio? Semplicemente non lo risolve. Ma... poi ci arriveremo. Ora però bando alle critiche e cominciamo a risolvere un caso vero e proprio, come abbiamo detto. E iniziamo con un rituale che per anni e anni abbiamo fatto sui nostri troni in ceramica, cioè leggere una storia di Topolino. Ogni caso, infatti, inizia con una storia di Topolino di 4-5 pagine, ben scritta e anche ben disegnata, che si interrompe proprio nel punto in cui dovremmo osservare, costruendola come puzzle, la scena del crimine del colore corrispondente che troviamo nella prima pagina qui in alto. Ad esempio, per questo caso dovremmo comporre il puzzle di colore verde. E i posti in realtà, come detto, sono sempre quelli: sono un giardino, un museo, una gioielleria, una banca, un laboratorio, se bene ricordo, e lo stanzone di una villozza. La storia raccontata non ve la sto a spiegare per filo e per segno, e anche perché ho paura di motivi di copyright, quindi vi dico semplicemente che un tizio è stato rapinato nella sua villa e che, mo, con grande probabilità, il colpevole è passato dal giardino per fuggire dopo aver brutalmente malmenato sulla capoccia il maggiordomo. Bene! Se poi siete stati anche voi acuti osservatori, avrete sicuramente notato che alla fine della storia c'è una sorta di rettangolone rosso. Bene, qua dentro era contenuta, scritta, la soluzione del giallo, insomma, il nome del personaggio che dobbiamo imbrogliare. Per vederla, una volta arrivati alla fine della storia e non prima, mi raccomando, se no siamo dei bari, dovevamo riuscire a leggerlo attraverso questo marchingegno complicatissimo, un lettore di messaggi cifrati, ovvero un pezzo di plasticaccia trasparente rossa che, se portato sopra a questo rettangolone, ci permetteva di far comparire questo testo. Bene, la storia l'abbiamo letta, abbiamo visto che cosa è successo a questo povero maggiordomo che è stato picchiato a sangue. E non ci resta altro che fare il puzzle. Potrei quindi ora approfittare di questo momento, dato che ci vorrà un po', per parlarvi del puzzle proprio, questo tipo di gioco così semplice eppure ancora avvincente, che allena il nostro occhio quasi, quasi proprio come un gioco di investigazione, facendoci riflettere su quale parte dell'immagine finale possa essere rappresentata sulla tessera che abbiamo pescato. Riflessione ancora più grande qui, dove non abbiamo neppure il modello da seguire e dobbiamo procedere per forme e colori simili. Il primo puzzle risale ben al 1760, quando si dipingeva un'immagine sul legno e poi si ritagliava nei vari pezzi dalle forme note, tradizionali, quelle che ci sono ancora oggi, insomma, un po' come per i blocchi del Tetris, sono sempre quelli lì. E beh, in quel caso, ok, ho capito, vi state frantumando, e allora velocizziamo, via 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 via, e arriviamo subito a tutto il catafalco completato. Adesso dovremo andare a cercare all'interno del puzzle quattro simboli rotondi come quello che vedete qua, con tanti disegnini diversi nascosti, sempre aiutati dalla nostra fila lente di ingrandimento. Sì, vabbè, anche senza la lente di ingrandimento, dato che in fondo sono disegnati in nero e si vedono benissimo anche a occhio nudo. E proprio a questo punto ritornano in scena i gettoni o tondi rossi. Infatti, per ogni simbolo che abbiamo trovato sul disegno corrisponde un particolare gettone, anzi un particolare verso di gettone, perché c'è un simbolo qua e c'è un simbolo diverso di qua. Potremmo così associare ogni simbolino al giusto gettone impronta, confrontare le impronte con quelle delle schede dei sospettati e averne già una piccola rosa ristretta nella quale procedere con l'indagine e trovare alla fine il colpevole. Nah,
Troppo facile! Prima dobbiamo passare una fase, oserei dire, artistica. E per essere ancora più nella finezza, un'arte detta del frottage. E cosa sarà mai questo frottage se no l'antica arte di piazzare un oggetto sotto un pezzo di carta e ricalcarlo con la matita fino a... Oh, magia! La comparsa dell'impronta digitale sopra la carta. Se in realtà invece volete fare come sottoscritto, che dopo un po' si rompeva le scatole di fare questo procedimento per tutte le impronte trovate nel puzzle, guardatele per bene e riuscirete lo stesso a confrontarle con gli eventuali sospettati. Ed è proprio osservando le schede dei vari sospettati che direi che è il caso di fermarci un attimo. Infatti è giunto il momento in cui io uso biecamente la mia rubrica di recensioni per chiedere un favore a voi, sì, voi esperti disneyani, voi che avete letto tutte le storie del topo, voi che sapete dirmi numero di pubblicazione, data, sceneggiatore, disegnatore per ogni singola dannata storia che sia mai stata realizzata qua in Italia. Provate a togliermi questo dubbio. All'interno delle schede troviamo personaggi noti come Gamba di Legno, la sua fidanzata Trudy, il suo compare Sgrinfia, suo cugino inventore Plottigat e il sempre di classe Macchia Nera. Per poi entrare nel passato del topo con tipacci come Giuseppe Tubi, capo della banda dei Piombatori, e a lei che mi bullo anch'io con conoscenze topesche, Nefarious, professore malvagio delle storie con Sherlock, dove Topolino aiutava Sherlock Holmes, fino a Alice Quick, uno dei primissimi antagonisti delle primissime storie. Ecco, ora però ditemi chi cacchio siano il professor Chimicus, scienziato pazzo che si crede un benefattore, e Vulpis, ladro di gioielli. Se sapete dirmi quando compaiono, ucciderete quel tarlo che mi perseguita dall'età di 8 anni e vi ringrazierò con un grande grazie. Ora che abbiamo raccolto tutte le impronte digitali, avremo così una certa rosa di sospettati. Come fare a trovare dunque quello giusto? Si tratta di andare a cercare gli oggetti, già, gli oggetti che sono nascosti all'interno del disegno del puzzle. Una volta che ne avremo trovati giusto numero, meglio tutti, potremo usare questa schedina presente nello schedario disegnato a fronte e retro per dare il giusto nome a ogni oggetto. E basta solo darci uno sguardo per vedere la fantasia sfrenata degli inventori di questo gioco. Davvero c'è da ridere, si passa da oggetti di uso comune, diciamo, come può essere un cacciavite, un martello, o le tenaglie, oppure uno stetoscopio per sentire la combinazione della cassaforte, o un crick, una lima, una pala, oggetti normali, a oggetti che pur essendo normali e magari usati anche da ladri ai noi reali, cambiano di nome in maniera bizzarra, diciamo, tipo la mazza da baseball da tirare sulla capoccia diventa il randello tranquillante, oppure la chiave inglese per riuscire a colpire le caviglie dei padroni di casa e andargli a derubare si chiama la chiave svita bulloni. Ormai è un life motif la chiave inglese delle mie recensioni, non c'è gioco in cui ogni tanto si insinui. Poi però arrivano una serie di oggetti che non so se mi lasciano più stupito, divertito, rimbecillito, o non so che altro. Perché? Perché siccome di gialli andiamo a parlare, prima o dopo finisce che compriranno degli oggetti violenti, oppure che hanno a che fare in qualche modo con il mondo delle armi, con il mondo della violenza, non so come altro esprimere il concetto. Ebbene, siccome questo è un gioco per bambini, non hanno fatto altro i creatori del gioco se non deviolentizzare alcuni oggetti violenti. Cioè, è un po' un discorso simile a quelli che tolgono lo zucchero dalla gazzosa e fanno gazzosa senza zucchero, che poi sa di acqua al retrogusto di gazzosa se ce la inventiamo.
un po' quello che succede qui, il cloroformio, sostanze chimiche, per carità, lo chiamiamo il cotone imbevuto di essenza di pisolino. Ma possiamo fare di meglio, ad esempio a un certo punto troviamo una pistola, pistola arma mortale, e no, lo chiamiamo la pistola solleticatrice, che è un disegno di una pistola 9 mm tradizionale con in punta delle piume. Probabilmente spara delle piume, quindi fa il solletico a chi è minacciato. No, non farmi il solletico, ah, ti darò 10 milioni, to! Evidentemente sì, ma più bello di tutto questo, più bello di uno sturalavabi che si appiccica alla parte del vetro che vogliamo aprire con la punta del diamante per entrare e poi derubare il tutto, che qua viene detto lo staccavetri DOS compatibile, probabilmente perché è uno sturacessi che gira su DOS, boh, non lo so, oppure non ne ho idea. L'oggetto più bello e più stupido di tutti questi è l'arma da taglio. Un pugnale come quello di Cluedo, con il quale i bambini possono farsi male e fare male a qualcuno, come può diventare? Bah, anche a partire dal disegno è semplicissimo. Teniamo il pugnale, ma gli mettiamo un pomodottone in punta, sulla punta del coltello, proprio in cima alla lama, come ci fosse la maniglia di una porta, e diventa il pugnale spegniluci. Un pugnale che si tira alle torce elettriche per spaccarle e spegnerle. Questa è l'idea più bella che abbia mai sentito all'interno di un giallo. Ma a parte tutto, parentesi, non era forse meglio evitare di mettere questi oggetti direttamente e basta, invece di farci tutto questo procedimento sopra? La pistola è violenta, il coltello è violento, non li mettiamo. Che poi, come se non fosse violenta la chiave inglese o tirarti una badilata sulla conocchia. Misteri anche questi. Arriviamo così al confronto finale tra i vari sospettati. In questo caso, ad esempio, il vecchio gamba di legno è Giuseppe Tubi, è ancora lui, però è troppo bello per non usarlo. Una volta che li abbiamo raccolti, non dovremo fare altro che girare le loro schede dello schedario e andare a leggere le loro liste rispettive di strumenti d'azione, che non sono altro che 24 oggetti legati ai singoli personaggi. Ora ve lo faccio vedere un pochino più da vicino, ecco, tipo così, da confrontare poi con gli oggetti che abbiamo trovato invece nel corso del gioco. Chi di loro avrà il maggior numero di oggetti corrispondenti sarà il colpevole e avremo risolto il caso. Possiamo quindi dire di aver risolto il caso, di essere arrivati alla fine del gioco e di andare a piazzarlo nella nostra classifica. Ma siamo stati fin troppo buoni con questo titolo. Che altro si può dire di malvagio? Magari è difficile, o magari no. Magari ci sono ancora due piccole ombre che vale la pena citare. La prima ombra riguarda i casi che si risolvono da soli, che per fortuna sono solo uno e mezzo, possiamo dire. Perché? Com'è possibile arrivare alla soluzione del caso prima ancora di fare il puzzle? Semplice, quando la storia a fumetti ci dice che sono state trovate nel cemento delle impronte di scarpe da donna. Caso davvero complicato, soprattutto dato il fatto che c'è solo una donna tra i sospettati, la Trudy. La seconda ombra invece è un pochino più complicata, infatti andiamo a parlare direttamente delle meccaniche del gioco stesso. Come prima vi accennavo, vi starete già chiedendo, e ora ancora di più, com'è possibile che un unico caso, un unico puzzle, riesca a portare a diversi colpevoli, essendo usato per due diversi casi. Ebbene,
Semplicemente all'interno della storia a fumetti ci sono degli oggetti differenti che ci permettono confronti diversi con le quantità di oggetti per ogni singolo sospettato, portandoci così a conclusioni e a colpevoli differenti. Mai fatto così bene questo gioco da riuscire sempre in questo incastro? Purtroppo no! Ed è in questo momento, anzi in questi momenti, perché in due casi capita, che viene estrapolata dal vocabolario questa parola che da bambino ho imparato proprio grazie a questo gioco, e la parola è fuorviante. Infatti è proprio in alcuni casi particolarmente infingardi che nello spazio della soluzione l'ultima frase presenta un "le impronte che avete trovato sono fuorvianti", ovvero le impronte digitali che servivano per trovare la prima rosa di sospettati non servono a una beata cippa. Ottimo! E questo perché? Beh, nella storia riescono ancora fortunatamente a spiegarlo. Inseriscono il fatto, ad esempio, che un personaggio si sia travestito da uno degli altri cattivi per non farsi riconoscere. Ma noi siamo stati abbastanza bravi da capire che ha usato un travestimento e che quindi abbiamo trovato le impronte con le quali si è travestito. E effettivamente è proprio un travestimento ditale. A Topolinia, secondo una delle storie, esistono dei pollici falsi. Anche se non compare tra gli oggetti che abbiamo visto, che erano già abbastanza folli, ci aggiungiamo anche il pollice finto. Un pollice che non ci serve a fare dei numeri di magia e di close-up, ma per lasciare le impronte digitali di qualcun altro. Che è fantastico, penso sia l'invenzione criminale della storia. Beh, però a parte queste piccole cose non c'è molto altro da dire, perciò direi di passare subito alla nostra classifica gialla. Arriviamo così alle conclusioni finali su Topo Mystery, un gioco davvero particolare, molto divertente, appositamente creato per un target di bambini, ma in un modo intelligente e funzionale, e questa è già una grandissima cosa, e soprattutto che ci mostra delle meccaniche particolarmente originali che ci fanno lavorare sia dal punto di vista dei nostri occhi, perché dovremmo andare a cercare oggetti nascosti all'interno di vari disegni, ma anche e soprattutto dal punto di vista della mente, perché dovremo collegare i vari elementi che ritroviamo ai sospettati per arrivare così alla soluzione del caso. Tante prove, tanti indizi che raccolti portano al giusto colpevole, così come dovrebbe essere in ogni gioco investigativo fatto bene. E sì, il gioco ha anche i suoi difetti, come abbiamo visto, un po' per la sua natura semplicistica, ma anche un po' per qualche caso che va a perdersi in modi strani e bizzarri, ma anche quando lo fa, il gioco tenta e riesce, anche se in modi fantasiosi e fumettosi, a giustificare queste difficoltà, a giustificare anche i ricicli di uno stesso elemento come i puzzle. Così come dovrebbero fare tutti i giochi da tavolo. Se hanno qualche difetto, magari riuscire a trovare dei modi intelligenti per spiegare anche al giocatore perché un elemento è così piuttosto che cos'ha. Quindi dove andare a piazzarlo nella nostra classifica? Beh, direi qua, esatto, giusto un gradino sopra il suo collega disneyano Cluedo Junior. Questo perché Buon Topo Mystery, pur essendo un gioco con tutte le limitazioni date dalla sua natura laboratoriale e di gioco per bambini, riesce ad avere quantomeno il buon gusto, la decenza e la fantasia di presentarci delle meccaniche originali e non semplicemente di andare a scopiazzare quelle di qualche altro gioco, metterci un nome a personaggi diversi e poi proporcelo come la versione per i bambini. Molto bene, siamo arrivati così alla conclusione del caso e della recensione di Topo Mystery. Se vi è piaciuta questa recensione, ne sono contento. Se invece non vi è piaciuta perché non mi avete visto sufficientemente iracondo, vi dico che per questo gioco non c'erano motivi di ira particolare, ma che per tutti voi, beh,
non vi resta altro che attendere la prossima di recensione, dove i momenti d'ira purtroppo non mancheranno. Ci vediamo quindi al prossimo episodio di Monster in a Box. Bye! Eh sì, questo è un indizio della prossima di recensione. E no, non è ambientata in una piscina, perciò non avete bisogno di chiamare Giuseppe Tubi.